Che è successo? Tonino Cipriani è tornato il numero uno. Ti stanno cercando dappertutto, Tony. Un riconoscimento alla carriera che apre questa 18ª edizione dell'Ischia Film Festival. Un segnale importante, ma anche un bel premio. Ne sei soddisfatto? Sì, diciamo, i premi alla carriera un po' fanno anche un po' paura, perché uno pensa che siano il premio che uno prende alla fine di qualcosa. Quindi io, diciamo, invece lo prendo come un premio di incoraggiamento, proprio perché capita in questo periodo di ripresa. È un premio che sento di condividere con tutti gli artisti, perché siamo una categoria in questo momento un po' in sofferenza. È un segnale di ripresa, torneremo tutti e bisogna tornare di nuovo ad una vita sociale in cui è presente, sia presente il teatro, il cinema, la musica. Quindi, diciamo, questo è un premio alla carriera, ma è un incoraggiamento a ricominciare più che altro. All'Ischia Film Festival stasera con il tuo film Il Grande Spirito, una metafora per raccontare il dramma dell'Ilva di Taranto. Come mai questa scelta? Come ti è venuta questa idea? Io ero rimasto molto colpito dalla realtà di quella città e soprattutto avevo voglia di far incontrare la storia di un'amicizia, anche la storia di un'amicizia che nasce tra due persone diametralmente opposte, un uomo un po' sognatore che vive su una terrazza a diretto contatto col cielo, con le stelle, e che quindi, diciamo, si fa un'idea del mondo tutta la luce degli uccelli che vede volare, del sole, e poi invece un altro uomo che vive nelle retrovie, nelle cantine, sottoterra quasi, un topastro, un uomo che non sa nemmeno più che esistano le stelle. Quindi, diciamo, un sognatore, un filosofo e un uomo molto pragmatico. L'incontro tra questi due mi interessava raccontare, come, diciamo, cosa succede quando un filosofo mezzo matto incontra un uomo apparentemente pragmatico. E poi lo sfondo è la città dell'Ilva, dell'Ilva, il Taranto, una città devastata dall'Ilva, che in qualche modo non è così dissimile da questo, diciamo, da che ci sta succedendo in questo momento. Anche noi in questo momento siamo costretti a vivere, ad andare in giro, magari c'è il pericolo di ammalarsi perché c'è il virus, e quella città è una città in cui la gente è costretta ad andare in giro per strada, per lavorare, col rischio di ammalarsi costantemente. La storia degli indiani e la storia dei tarantini sembrano un po' somigliarsi, incrociarsi in qualche modo, soprattutto per tragedie, genocidio. In realtà è questa l'appunto, perché il mio personaggio che interpreta Rocco Papaleo, quando a un certo punto dall'alto della sua città vede appunto il panorama tutto intorno a lui, dove campeggia l'Ilva, che a vederlo da vicino va sicuro, fa paura, e lui dice: però qui un tempo c'erano le praterie, i boschi, i laghi. È vero, un tempo anche in quella città, quella è una città strepitosa, di una bellezza unica, ci sono addirittura due mari, è come se a Pisa ci fossero due torri, come se a Roma ci fossero due San Pietro, è una città strepitosa che invece poi è devastata dalla presenza di questo mostro. Quindi bisogna stare attenti, soprattutto i giovani, insomma, bisogna, anche questa esperienza del virus ci insegna che bisogna pensare ad una nuova era in cui si sta più attenti all'ecosistema, alla green economy. Non possiamo più avvelenare ciò che c'è intorno per stare bene dal punto di vista economico, perché è un paradosso, cioè star bene dal punto di vista economico e poi rovinarci la salute. Bisogna ripensare ad un nuovo mondo, e ormai siamo nel futuro e non si può vivere ancora con uno sguardo perennemente al passato. Ti sei confrontato tanto con l'aspetto tragico quanto con quello comico della nostra contemporaneità, lanciando anche infine un messaggio di speranza, di redenzione. Come ci sei riuscito a coniugare tutto? Io penso che ci si possa salvare, il mio film insegna che ci si può salvare. In fondo il personaggio che interpreto io nel mio film, che è appunto un uomo così pragmatico e razionale, privo di qualsiasi spiritualità, a contatto poi con il personaggio che interpreta Rocco Papaleo, a poco lui si umanizza, e quindi abbiamo bisogno di umanizzarci, e per umanizzarci spesso abbiamo bisogno dello sguardo sul mondo che possono avere gli innocenti, i bambini, i fessi. Tante volte i fessi sono i saggi, noi pensiamo di non essere fessi e in realtà poi siamo solo furbi e ci avveleniamo, e non siamo stati, diciamo così,
furbi e non abbiamo impiegato le nostre risorse nella ricerca e oggi arriva un virus e ci frega tutti. Se invece fossimo un po' meno furbi e un po' più fessi e fossimo un po' più attenti non solo al nostro bene personale ma anche a quello di colui che ci sta accanto, allora poi magari oggi sembreremo un po' fessi ma probabilmente vivremo in un futuro possibile, altrimenti campiamo sempre un po' alla giornata, sopravviviamo ma poi arriva un evento colossale come può essere un semplice virus e il mondo va a capofitto, quindi bisogna essere un po' meno furbi e un po' più saggi. La scelta di un film sui tetti non è casuale, cioè come se ci elevassimo per poi scoprire che esiste il cielo. Bravo, era esattamente lo spirito con cui ho fatto il mio film. Volevo raccontare la storia di una salvazione e volevo raccontare che per salvarsi bisogna in qualche modo salire e poi scoprire che c'è il cielo e dal cielo guardare alla vita e alla realtà con uno sguardo profondamente diverso, che non è quello che abbiamo quando viviamo in mezzo alle cose. È solo elevandoci che possiamo avere uno sguardo migliore sul mondo. Quanto ti piace creare questo miscuglio di dialetti, mischiarli, mescolarli, lavorarci? Io trovo nella lingua, nel dialetto, trovo la lingua della pancia, trovo una lingua arcaica, trovo la lingua dei nostri avi, trovo la lingua della nostra coscienza, trovo la lingua del nostro dialogo interiore, per cui ci lavoro non con uno spirito filologico, non mi piace tanto ricostruire la lingua del passato, ma mi piace costruire una lingua più reale, possibile, masticata, che sia il più possibile vicino alla ricostruzione della verità. Cosa stai lavorando adesso, se possiamo saperlo, progetti futuri? Io sto lavorando da anni ad un progetto che è la storia dei tre fratelli De Filippo. È un film che mi appassiona, è un film che da anni, sul quale sto lavorando da anni, che finalmente sto per girare. E questi personaggi così importanti che sono nel DNA del nostro paese, che però noi conosciamo un po' sempre perennemente in bianco e nero, come se avessero un aspetto perennemente museale. Io voglio raccontare la loro giovinezza, noi li abbiamo sempre visti un po' appunto in bianco e nero, invece sono stati dei personaggi molto a colori, sono stati giovani e spregiudicati, erano tre fratelli che appartenevano ad una famiglia minore, la famiglia minore della famiglia Scarpetta, la loro forza e il loro talento gli ha permesso di imporre e affermare il loro cognome, che era la loro vergogna perché portavano il cognome della madre, e quindi sono stati invece potenti e forti perché nell'arco di pochi anni sono riusciti ad affermare il loro cognome e soprattutto la loro idea di teatro, che era per il tempo assolutamente rivoluzionaria.